Grazie in primo luogo per l'invito e un saluto alla famiglia Snaidero, a tutti i presenti. Credo che il tema della sostenibilità del territorio, titolo che mi è stato dato, sia uno dei temi col quale ci dobbiamo confrontare. Ma pensando al settore di cui mi occupo, cioè quello della salute, c'è una parte sicuramente che ha a che fare ed è importante con le sfide che la salute oggi pone. Alcune di queste si esprimono e trovano risposta sicuramente all'interno di un sistema che stiamo cercando di organizzare e di innovare, destinando anche una spesa adeguata al territorio, proprio perché il concetto di salute non è più un concetto che si esaurisce nella sua domanda, nei suoi bisogni, all'interno dell'ospedale, non solo, all'interno del sistema sanitario, non solo, all'interno del sistema sociosanitario, non solo. E c'è anche un tema col quale ci dobbiamo confrontare quando si parla di sostenibilità, che è quello dei costi. Per ciò che riguarda i costi, le sfide che hanno a che fare con i professionisti della salute, con i crescenti costi dei farmaci oncologici, per esempio, con i crescenti costi di una innovazione tecnologica che deve appunto garantire una qualità maggiore di risposte, una capacità di rispondere e di guarire di più. Ci sono, oltre a questi costi, che sono costi con i quali dobbiamo confrontarci all'interno di una visione professionale, ce ne sono degli altri che non si esauriscono all'interno del sistema sociosanitario. Due di questi costi, due di questi titoli importanti, che trovano una ragione coerente, credo estremamente importante, per cui oggi chi si occupa di salute e di sociale in questa regione, sia qui, hanno a che fare con la prevenzione e l'autonomia. Per ciò che riguarda la prevenzione sul tema degli incidenti domestici, un tema sul quale non abbiamo messo ancora abbastanza attenzione, sul quale però bisogna investire molto di più perché comportano poi dei costi per la sanità rilevanti e quindi da sostenere, beh, rispetto a questo credo che lo studio, il lavoro che sta facendo la Fondazione, partendo anche dalla valorizzazione di diversità o di abilità o come le volete chiamare, di attenzione per la persona, per il luogo in cui vive, per renderlo migliore, di maggiore funzionalità, beh, i costi che hanno a che fare con la prevenzione, con gli incidenti domestici sono costi importanti e sui quali dobbiamo investire maggiormente pensando a tutti quelli che sono i bisogni, la vita che viviamo, come siamo organizzati, come mangiamo, come dormiamo e via dicendo. La casa come luogo quindi non soltanto della sacralità, della famiglia, dell'amore, del benessere, ma la casa anche come ambiente che può garantire alle persone, alla famiglia, a chi ci sta dentro, maggiori sicurezze. Questo è un aspetto importante sul quale abbiamo investito dal punto di vista politico. Stiamo lavorando da questo punto di vista con i nostri dipartimenti di prevenzione. C'è un tema sul quale dobbiamo essere non soltanto meglio organizzati all'esterno, e questo vale sempre nell'ambiente, ma dobbiamo essere anche più consapevoli di quali sono i rischi, di quali sono i pericoli, di quali sono le situazioni in cui possiamo incorrere. E quindi da questo punto di vista credo che questo luogo sia giusto per lavorare assieme, trovare un momento in cui, ripeto, il problema non si esaurisce nel sistema sociosanitario, ma va oltre, cerca una collaborazione col mondo industriale, con la capacità di dare risposte. Un tema che ha a che fare, ripeto, con i costi, ma anche con un mercato che è crescente. Perché tutti penso che vogliamo investire sempre di più, ma
in una casa in cui sia sicuramente bella, funzionale e che abbia anche i titoli o se volete le sigle importanti, ma che abbia anche più sicurezza e quindi in questa dimensione una parte di mercato che può essere importante. Voi sapete che da questo punto di vista la maggior parte della spesa sanitaria di ogni regione, di questa regione come delle altre, la maggior parte della spesa sia spesa sanitaria. E quindi ogni volta che si riesce a intervenire per migliorare i risultati di salute che ci prefiggiamo, in questo caso per ciò che riguarda la prevenzione, interveniamo su una fetta di mercato estremamente importante perché molte, molte risorse sono investite. E quindi da questo punto di vista essere qui assieme a un confronto con il mondo della scienza, dell'industria, della politica, credo che sia opportuno perché poi la politica alla fine deve avere questa capacità di sintesi, di far sue le capacità di innovare e di cambiare la società, destinando le risorse in modo sinergico. Forse questa è la tattica win-win di cui si parla tanto oggi. Possono vincere tutti se si perseguono gli stessi obiettivi. Qui gli obiettivi sono quelli, ripeto, della sostenibilità, dei costi di una crisi, di una spesa e di un investimento, quindi che deve essere reversibile, capace di essere reversibile, di innovarsi su dei concetti, su degli interessi, su dei valori, perché no, che trovano anche in questo dei significati estremamente forti. Parlavo della prevenzione, ma ho parlato anche dell'autonomia, il secondo grande titolo che ha a che fare con la salute. Beh, per ciò che riguarda l'autonomia, una delle sfide epidemiologiche che tutte le società sviluppate hanno di fronte sono quelle di una vita che si allunga, di una presenza di cittadini sempre più diversi tra loro, di una società che avanza diritti molto forti, diritti con i quali noi dobbiamo confrontarci e che la politica deve essere in grado di garantire, proprio perché al centro di questa politica è la persona, è la qualità di vita, di sicurezza e di equità per tutti i cittadini, anche di coloro che un tempo non c'era abbastanza tempo, c'erano avanzi di tempo per pensarci, bricioli di intelligenza, oggi dedicando più a tempo, più attenzione politica e più intelligenza e più capacità, quella dell'artigianato che diventa industria. Sono due i prodotti che non hanno valore, l'arte e la scienza, e nell'artigianato del Friuli Venezia Giulia che diventa industria, che diventa fondazione, che diventa confronto, che diventa rilancio anche per il mercato in un momento di crisi e quindi di rilancio di proposte, di investire dove c'è mercato, dove si spende, perché ripeto, spendiamo tanto per la salute e la sanità. Beh, su questo è importante che noi oggi qui ci siamo. L'autonomia è un aspetto fondamentale, sposato, ripeto, a quello della previdenza e della possibilità di garantire una casa funzionale e sicura, per quanto bella, è sicuramente quello con cui ci dobbiamo confrontare e ci stiamo confrontando. Quando si aumentava la spesa sanitaria del 5% all'anno, non si aumentava con la stessa percentuale la spesa sociale, come si sta facendo in questo momento che aumenta del 2% all'anno e dove la spesa sociale sta aumentando da un anno rispetto all'altro la spesa sociale del 16%. Questa è un'attenzione che vogliamo dedicare perché sappiamo che la sfida epidemiologica della longevità, del diritto al benessere, del diritto alla partecipazione, del diritto delle persone si deve affermare e deve trovare attenzione. Ripeto, non basta però fare questo perché non si esaurisce questo percorso con il sistema sociale, con il sistema degli enti locali, col sistema del sanitario. Deve necessariamente coinvolgere, attirare su di sé maggiore attenzione politica, maggiore capacità, intelligenza, maggiore tempo.
Questo è il tema. Questo è il tema. E in questo sicuramente la Fondazione Snaidero, che da anni, 4 anni ormai, continua la sua attività in maniera preziosa. Io ho partecipato le ultime 2 volte, ma conosco questa realtà per altri percorsi da molti anni ci torno sempre volentieri perché ho partecipato in maniera così consultiva per quello che mi è stato possibile al lancio anche di un prodotto che mi dicono di un certo successo. Essere qui, ripeto, oggi come assessore alla sanità mi sembra, e del sociale mi sembra importante perché qui bisogna lanciare un altro tema importante, che la salute e la qualità e il benessere non si esaurisce, ripeto, né con soluzioni che attribuiscono, come dire, soltanto a questi sistemi le risposte di salute e di benessere che si possono dare, ma anche agli altri settori, la salute sicuramente in tutte le politiche. Ripeto, la casa e quanto noi investiamo per la casa, anche dal punto di vista urbanistico, di come andiamo a costruire le nostre case, non soltanto più sostenibili dal punto di vista ecologico, ma anche per la funzionalità. Se io penso che nel Monfanconese si stanno costruendo case oggi, che fra 20 anni sarà molto difficile inserirci degli ascensori, per cui sarà molto difficile che alcune persone possano restare a casa, andare su e giù per le scale per tanto tempo, beh, penso che stiamo facendo degli investimenti non lungimiranti. E quindi sicuramente questo è un aspetto che deve, ripeto, declinarsi in maniera più forte, più attenta. Siamo qui per ribadire che su questo le innovazioni, le collaborazioni, i confronti non possono esaurirsi neanche solo nella nostra regione, devono essere fatti con le altre regioni, devono essere fatti guardando sicuramente all'Europa, dove un'attenzione, dove c'è anche, diciamo, una disponibilità, una cultura e anche un'organizzazione diversa dal punto di vista appunto della possibilità per le persone, per tutti i cittadini di vivere più a lungo, ma vivere soprattutto meglio, sia un aspetto importante. Abbiamo fatto diversi progetti in questo senso con la Carinzia, con la Slovenia, con le regioni del Veneto e della Lombardia, crediamo, in cui è stata coinvolta anche la Fondazione Snaidero, e pensiamo soprattutto che su questi due temi della sicurezza, cioè della previdenza di incidenti, prevenzione di incidenti domestici e dell'autonomia, si debba e si possa fare molto. Ci sono diverse risorse anche dal punto di vista europeo su questo, che possono essere sostenute con progetti estremamente interessanti e verso le quali noi vorremmo guardare come regione, insieme alle realtà come queste, alle realtà come la Fondazione, perché penso che metterci l'innovazione sulle sfide che non abbiamo ancora saputo, a cui non abbiamo ancora saputo dare risposte per intero, sia il tema col quale ci dobbiamo confrontare. Ed è importante quindi che in questi momenti si sentano anche i laboratori dei giovani, vedere come lavorano, non solo con la passione, con l'interesse, con la vitalità, ma anche con la meticolosità di chi da scienziato analizza, approfondisce, coglie i dettagli, non per cogliervi il diavolo, ma per prevenire il diavolo, per superare il diavolo, per garantire appunto con questa capacità che abbiamo di mettere l'attenzione del cuore e dell'intelligenza a risolvere i problemi che non siamo ancora riusciti a risolvere.